voglio parlare di una marca che forse conoscerete ed è la Mua Makeup Academy, una marca inglese che io conosco da qualche anno, l'avevo trovata a Londra, si trova in tutti i Superdrug, che è una catena di drugstore. E la cosa particolare di questa marca è che è molto economica, ci sono moltissimi prodotti che costano solo una sterlina. Io ho fatto un ordine recentemente, un mesetto fa, precisamente il 18 novembre, e quando c'era la promozione che appunto comportava uno sconto del 35% su tutti i prodotti e la spedizione gratuita. Ho avuto un po' di problemi come molte altre persone che hanno ordinato perché ho ricevuto il pacco il 10 dicembre, cioè quasi 3 settimane dopo. Tra l'altro lo stesso giorno in cui ho scritto al sito per chiedere informazioni e dopo aver scritto mi è arrivato il pacco e loro mi hanno risposto comunque molto in fretta e mi hanno detto che il pacco era stato spedito circa 10 giorni forse dopo l'ordine e comunque il pacco è arrivato con posta normale, la Royal Mail è appunto la posta prioritaria e niente, quindi ecco. Non avete, cioè io di solito non sono molto tranquilla quando ordino in questo modo perché ho sempre paura che mi venga rubato il pacco da qualcuno, quindi, però vabbè è andato bene. E visto che appunto la spedizione era gratuita e credo che tra l'altro sia l'unica spedizione proposta dal sito, a me non aveva fatto scegliere, non so se in condizioni normali non di promozione ci sia la possibilità di scegliere il tipo di spedizione. Mentre io stavo ancora aspettando il mio pacco, visto che avevano già proposto un'altra promozione, sconto del 40%, è chiaro che così è veramente molto conveniente ordinare. Io ho speso sulle lenti sterline, ho comprato molte cose, anche alcuni regalini, ecco, che quindi non vi farò vedere in questo video. Qui vi farò vedere tutte le cose che ho, sia le cose che ho appena comprato, sia altre cose che avevo già in precedenza. E quindi ecco, comunque è chiaro che se trovate una promozione di questo tipo, in questo momento non c'è nessuna mentre sto filmando, però magari in futuro ne faranno altre, comunque in ogni caso costa davvero poco. Questa palette è la Undressed e è famosissima perché è la copia della Naked. Ci sono infatti 12 ombretti e sono veramente gli stessi della Naked con pochissime differenze. C'è dentro il cosino qua, l'applicatore e non c'è nessuno specchio. Gli ombretti sono in totale 9,6 grammi. E quindi sono piccolini, però per me non è un problema avere ombretti piccoli perché comunque non ho mai finito un ombretto in vita mia. E niente, io mi sono trovata molto bene per ora. Ci sono appunto come nella Naked 3 ombretti opachi e gli altri sono tutti shimmer. Comunque ecco, questa costa 4 sterline a prezzo pieno. E quindi veramente secondo me vale la pena prendere questa se vi piacciono i colori. Poi per quanto riguarda altri ombretti, io ne ho 3, 2 pearl eyeshadow e uno invece matte. Quelli pearl sono il 9, che anche questo l'ho visto su YouTube, diverse ragazze l'hanno comprato perché è veramente ha una bellissima pearlescenza. E poi questo verde che è il 6, sono ombretti da 2 grammi l'uno. E la confezione diciamo che non è una delle più sofisticate, però appunto per una sterlina, questi costano appunto una sterlina, non c'è problema. Questo verde non mi è piaciuto tantissimo perché risulta un po' chiaro sulla palpebra, un colore un po' più chiaro di quello che si vede, mentre il viola, il 9 mi è piaciuto tantissimo, è appunto questo viola con dei riflessi molto belli e in generale comunque la qualità mi sembra buona. Mi è piaciuto un pochino meno il matte che ho, che è il 18 ed è appunto un viola opaco, anche se nella confezione è un bel viola abbastanza carico, forse si vede un po' più chiaro in telecamera, però sulla palpebra sembra quasi un lilla, quindi non è proprio lo stesso colore, secondo me. Un altro prodotto che costa 1 euro sono le matite, io ne ho prese 2 per gli occhi, il turchese e il lilla, che hanno anche questo cosa che credo serva a temperarle, ma
Non so, non ho ben capito come si usi esattamente. Non so. Ah, forse. Ah, ok, sì, tenendo chiusa la matita si gira semplicemente e dovrebbe temperarsi, credo. Queste sono matite eyeliner e scrivono molto bene come matite eyeliner. Io ho provato anche all'interno dell'occhio, così per testarle, e non scrivono altrettanto bene, ma d'altronde, se sono matite per l'esterno, non è consigliato usarle all'interno. Per una sterlina sono un buon acquisto, anche se io di solito preferisco le matite che scrivono anche all'interno dell'occhio perché le trovo più comode, cioè ovviamente quelle che scrivono anche all'interno volendo si possono usare anche all'esterno, quindi è un secondo me appunto io preferisco queste. Altre matite poi sono quelle per le labbra e io ne ho prese tre. Allora, ho preso un bel rosso fuoco, Red Drama, che è un bellissimo colore, queste mi sono piaciute veramente moltissimo. Anche queste per una sterlina, cioè ho deciso di comprarle perché non so se ci siano altri colori, forse sì, però ecco, questi non li avevo e cioè veramente queste vale la pena. Poi c'è un rosso scuro che qua si chiama Brooding Plum, ma in realtà non è proprio prugna, è proprio un rosso bordeaux. E poi c'è un rosa che è Pink Me Up, un rosa shimmer che è perfetto con uno dei rossetti che ho comprato. Queste matite forse sono la cosa che mi è piaciuta quasi di più, direi di sì. Poi io non mi ero informata a sufficienza e nell'ordine ho comprato anche due matite per sopracciglia, che sono la blonde e la brunette. E il colore, allora, questo qua blonde, sinceramente, sembra quasi bronzo, cioè non mi sembra molto un colore da sopracciglia. Quella brunette mi piace molto come marrone, il problema è che forse sicuramente avrete già sentito in qualche altra recensione perché tutti sono d'accordo e anch'io sinceramente queste matite non vanno bene per le sopracciglia perché sono morbidissime, quindi ecco, ho anche provato sulle sopracciglia anche se dopo averle provate sulla mano avevo già capito, però ecco, vi fanno proprio tutti, cioè vi lasciano i pezzetti sulle sopracciglia perché si sciolgono, quindi assolutamente non vanno bene. E devo dire che il blonde in realtà è anche un bel colore, cioè per usarla sugli occhi come eyeliner, così. Il marrone, vabbè, un marrone come ne ho già tanti, quindi non mi è molto utile. E quindi appunto si può usare sulla palpebra, non le consiglio all'interno dell'occhio perché anche questo ho provato, non scrivono benissimo. Quindi ecco, se vi interessano per le sopracciglia, no, non compratele. Purtroppo io non sono informata a sufficienza perché altrimenti non le avrei prese. Un'altra cosa che mi piace molto di questa marca sono i rossetti. I rossetti io ne ho 5. Allora, cosa c'è da dire sui rossetti? Intanto, vabbè, ci sono due formati diversi, alcuni quelli nuovi sono più snelli. Vedete che sono di misura diversa, sono sempre comunque 3,8 grammi. Poi hanno questa cosa strana, i nuovi, ecco, che riesco a, cioè nei nuovi riesco a svitare il tappo e vedete che c'è altro rossetto dentro. In quelli vecchi no, io non riesco così a svitarlo facilmente, però per ora non ho sentito la necessità di farlo, di impegnarmi particolarmente. Secondo me, ecco, lo svantaggio dei rossetti è che non ci sono tantissimi colori che mi ispiravano particolarmente. I rossetti per me sono fantastici, cioè sono molto idratanti. Uno che è uno dei miei rossetti preferiti in assoluto, quindi quello è super promosso ed è quello che ho indosso adesso, che è il 7, la tonalità 7, e è questo rosa leggermente corallo, che è molto naturale e secondo me appunto è bellissimo. Poi c'è un rosso scuro che io ho, che è il numero 1. È un bellissimo rosso questo, se vi serve un rosso di questo tipo ve lo consiglio. Poi c'è il 3, che è un fucsia, anche questo è molto deciso, però ha già un colore che uso meno, effettivamente è molto meno portabile. Poi ecco, io ho comprato altri due rosa,
che sono il 12 e il 6, e in realtà sono abbastanza simili, questi stanno molto bene con la matita Pink Me Up. E ecco, sono un po' anche questi colori un po' fortini, mentre appunto il set devo dire che è molto meglio perché riesco a usarlo molto, molto più spesso. Quindi ecco, se per questi rossetti, costano tutti una sterlina a prezzo pieno, se facessero un po' più di, se proponessero un po' più di tonalità, secondo me sarebbe meglio. Quindi ecco, io i primi tre, quelli di cui vi ho parlato. Ecco, io appunto avevo ordinato poi anche un altro rossetto che però non avevano disponibile, quindi me l'hanno rimborsato. E ecco, poi vedendo sul sito, secondo me si fa un po' fatica a capire esattamente i colori come sono. Quindi io, cioè, se avete l'occasione di andare in Inghilterra e di vederli nei negozi, sicuramente è meglio, anche perché si capisce facilmente esattamente il colore vedendoli, senza, anche se non c'è il tester, perché c'è appunto il tappino che ha esattamente il prodotto all'interno, non è un'etichetta stampata. Quindi riuscite a capire dall'esterno bene che colore sono. Poi ecco, vi parlo infine di un lucidalabbra che si chiama Lip Gloss, quello proprio base, costa una sterlina. E questo non ve l'ho fatto vedere nello swatch, però ve lo faccio vedere adesso perché non lo trovavo prima. Questo è veramente un colore bellissimo, anche questo è molto confortevole come lucidalabbra, anche se costa solo una sterlina, quindi io ve lo consiglio assolutamente. Sul sito non so, forse c'erano pochi colori disponibili, non ne ho comprato più nessuno, ma questo è veramente un colore, cioè molto pigmentato, è lucido e non è però senza brillantini, non è shimmer, quindi è veramente molto bello. E quindi ecco, anche questo è una sterlina, l'ho detto, sì, credo di sì. E quindi ecco, sono molto convenienti. È chiaro che fare spese e trovare prodotti di così alta qualità a prezzo basso fa molto piacere, no? Quindi ecco, vi consiglio di dare un'occhiata a questa marca se non la conoscete. Spero che questo video possa essere stato utile in qualche modo e ci vediamo al prossimo. Ciao!